Via libera dal Consiglio dei Ministri alla missione umanitaria in Tunisia per soccorrere i profughi dalla Libia, ma saremo pronti ad affrontare con un piano B anche un eventuale esodo di massa dal Nord Africa, assicura il ministro dell'Interno Maroni. Ancora bombardamenti da parte degli uomini di Gheddafi del terminal petrolifero di Brega in mano agli insorti, navi americane vicino alla costa libica. Da oggi in Europa il blocco dei beni della famiglia Gheddafi. Tra una settimana vertice dei ministri degli esteri europei. Il governo approva il decreto attuativo sul federalismo comunale e proroga di 4 mesi la delega per completare la riforma. Sembra allontanarsi sempre più l'ipotesi di elezioni anticipate, ma per l'opposizione il provvedimento approvato è solo un pasticcio. Le mie dimissioni sono già nelle mani del Premier, così Sandro Bondi conferma la sua volontà di lasciare il governo. La rinuncia del ministro dei beni culturali potrebbe aprire i giochi per un complesso rimpasto di governo. Con il ritrovamento del corpo della ragazza dispersa sono ora 4 le vittime del nubifragio che si è abbattuto su Marche ed Emilia Romagna. Migliora la situazione meteo, ma resta l'allerta. Buongiorno dal telegiornale. Oggi il Consiglio dei Ministri ha dato il via alla missione umanitaria. Tra poco lo vedremo perché andiamo direttamente sul campo in Libia e perché oggi su Brega, città importante della Libia ma soprattutto per un importante polo petrolifero, c'è stato un bombardamento. La diplomazia comunque in queste ore è al lavoro. Scatta infatti oggi il blocco dei beni della famiglia Gheddafi, come è stato stabilito dall'Unione Europea. Vediamo subito il punto della situazione con Vincenzo Adornetto. Esultano i ribelli di Brega. La battaglia di ieri per il controllo del secondo terminal petrolifero della Libia è stata vinta. Ma è solo una breve tregua. Le forze fedeli a Gheddafi hanno riaperto stamane il fronte con un bombardamento aereo. Le esplosioni, secondo alcune testimonianze, nei pressi della facoltà di ingegneria a circa 2 chilometri dal complesso petrolifero per l'esportazione del greggio. Non ci sono ancora notizie su possibili vittime, ma il bilancio dei morti dopo gli scontri di ieri tra le dune della spiaggia di Brega è salito a 14 unità. La controffensiva del regime sembra però appena all'inizio e non lascia tranquilli il rapporto sui mercenari che combattono per il regime di Tripoli. Secondo il portavoce della Lega Libica per i diritti umani, sarebbero circa 25.000, guidati da 2 generali del Chad, Niger, Mali, Zimbabwe, Liberia, la loro provenienza. 2.000 dollari al giorno per gli ufficiali, 300 dollari per i soldati. Davanti a uno scenario del genere, la diplomazia cerca una via d'uscita, ma non si intravede una soluzione rapida. L'ultimo in ordine di tempo a intervenire è il presidente venezuelano, Hugo Chavez, amico personale di Gheddafi. Propone l'invio di una missione internazionale di pace, proposta che oggi verrà esaminata dalla Lega Araba di Amr Moussa. Chavez sostiene di avere già in tasca, lo sa bene del colonnello, per un negoziato con i ribelli. A Bengasi però il Consiglio Nazionale Provvisorio ha escluso qualsiasi dialogo con il Rais libico, che adesso però può mettere sul tavolo della trattativa anche il rilascio di 3 militari olandesi catturati dalle sue milizie mentre erano impegnati in un'operazione di soccorso umanitario nel nord della Libia. L'Unione Europea dal canto suo ha fissato per il 10 marzo un vertice dei ministri degli esteri che precederà di un giorno quello dei leader dei 27 paesi convocati per discutere la situazione. Oggi intanto è operativo il blocco dei beni della famiglia Gheddafi in tutta l'Unione e all'AIA, la Corte Penale Internazionale, sta per formalizzare l'apertura di un'inchiesta per crimini di guerra contro Gheddafi, 3 dei suoi figli e altri esponenti del regime di Tripoli. Intanto le 3 navi da guerra statunitensi che ieri hanno attraversato il canale di Suez sono ora a 50 miglia al largo della costa libica. Come dicevo, il governo ha dato oggi il via libera alla missione umanitaria in Libia, sarà impegnata in Tunisia, al confine appunto con la Libia, sarà allestito un campo profughi ma verrà gestito da organismi internazionali. Poi ci sarà una seconda missione umanitaria, questa volta in Cirenaica, direttamente in Libia, e porterà cibo e medicinali alla popolazione. È stato anche escluso un intervento militare dell'Italia, il servizio di Silvia Testa. L'Italia è pronta a partire. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla missione umanitaria in Tunisia in soccorso dei profughi fuggiti dalla Libia, operazione che potrà contare su un finanziamento di 5 milioni di euro, più fondi già stanziati per l'acquisto di generi alimentari.
Per migliaia di egiziani che hanno vissuto e lavorato nella terra di Gheddafi, quella porta sul deserto è l'unica via di fuga da un regime ancora forte e prepotente che ora rischia di schiacciarli con un colpo di coda. Così ad oggi 77.000 persone che vogliono tornare a casa, di questi il 70% egiziani, si ammassano in un quadrato di sabbia e sassi dove le Nazioni Unite e l'OIM hanno organizzato una tendopoli. I profughi sono tutti in condizioni disperate, ha detto Frattini, in molti casi vittime delle milizie libiche che li hanno depredati dei loro beni. In Tunisia arriveranno 80 persone tra protezione civile, Croce Rossa e volontari che si occuperanno anche della prima accoglienza dei profughi con il trasporto, smistamento generi alimentari e sanitari, ma la gestione del campo rimarrà in mano alle organizzazioni internazionali e alla polizia tunisina. Questa è un'operazione umanitaria tutta italiana, lo ripeto, che però avrà il presupposto indispensabile dell'accordo con l'UNHCR e con l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni. Perché? Perché queste due istituzioni possono aiutarci a identificare le persone che debbono essere rimpatriate. La missione Italia avrà come compito principale quello di smistare e aiutare il rimpatrio dei profughi, che avverrà con ponti aerei in partenza da Gerba per il Cairo e con le navi che salperanno dal porto di Zerzis, diretta ad Alessandria. L'armatore Grimaldi ha messo a disposizione della missione gratuitamente un traghetto. Le operazioni di rimpatrio avverranno con charter privati noleggiati dal governo. Da Catania, entro 24 ore, se ci saranno le condizioni di sicurezza necessarie, partirà anche una nave diretta in Libia, Bengasi, carica di cibo e medicine a sostegno degli insorti in Cirenaica. Se ciò non fosse possibile, gli aiuti umanitari partiranno con mezzi aerei e navali diretti in Egitto e da lì raggiungeranno la Libia via terra. Il ministro dell'Interno Roberto Maroni spera che la missione umanitaria abbia effetti positivi sulla sicurezza, arginando quanto più possibile l'esodo dei profughi verso le coste italiane. Anche se in Sicilia si continua a lavorare per l'accoglienza di maghrebini che potrebbero arrivare, abbiamo comunque pronto, aggiunge Maroni, un piano B. I prefetti stanno predisponendo un piano per l'accoglienza degli immigrati. Il ministro dell'Interno cita ad esempio la struttura di Mineo. Dopo il Parlamento, anche il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera oggi al decreto legge sul federalismo comunale, che diventa così operativo. Esulta la Lega, mentre per l'opposizione si tratta solo di un pasticcio. E Calderoli conferma: adesso si pensa anche al federalismo provinciale e regionale. Il servizio di Laura Perego. Il CDM ha varato il federalismo fiscale. Sì, ci mancherebbe altro. È stato approvato. È stato il dulcis in fundo. È stato approvato. Dulcis in fundo, è stato approvato, e anche la proroga di 4 mesi. La Lega festeggia, dopo il sì ieri del Parlamento, il via libera oggi del Consiglio dei Ministri. Il decreto sul federalismo municipale sarà presto operativo. Manca solo la firma di Napolitano. Subito ci saranno lo sblocco delle addizionali comunali, tassa di soggiorno e di scopo, cedolare al 21% sugli affitti. Altro dal 2014, come l'IMU sugli immobili. L'asse Bossi-Berlusconi si consolida e allontana l'ipotesi di voto anticipato. Alla Camera Maroni infila un fazzoletto verde nel taschino del Premier. Promessa mantenuta, dice Bossi alla Padania. Il processo per superare il centralismo va avanti a colpi di fiducia e con i voti di Berlusconi. Archiviato per ora il corteggiamento della sinistra. Volete reggere il moccolo al miliardario, mettere il carroccio al servizio dell'imperatore? Il federalismo vero non c'entra, accusa Bersani in aula. Così aumenteranno solo le tasse, avverte Casini. Siamo a un giro di mattoni buono, siamo vicini al tetto, risponde Bossi. La perfezione non esiste. È una buona legge, se la sinistra non ci sta, andiamo avanti lo stesso. E Calderoli conferma, ora il prossimo decreto su federalismo regionale e provinciale. Il ministro della semplificazione, in asse con il Quirinale, apre comunque alle opposizioni. Auspico la collaborazione e il concorso di tutti. Servirà anche a questo la proroga di 4 mesi votata stamattina a Palazzo Chigi per la delega al governo sull'attuazione del federalismo. Non più scadenza il 21 maggio, ma a fine settembre. Un rinvio che vale soprattutto come assicurazione sulla vita del governo. Perché, come dice ancora Bossi alla Padania, se questi sono i tempi per la grande riforma, nessuno vuole andare a votare. E l'opposizione la smetta di fare casino sul Rubygate. Avanti dunque, anche a costo di qualche compromesso, come quello sul tetto agli incentivi per le energie rinnovabili, abolito oggi dal Consiglio dei Ministri contro il parere di Tremonti e della Lega, ma dopo la minaccia degli esponenti del Movimento Forza Sud e di Miccichè di votare contro il federalismo. Il borsino dei voti del centrodestra alla 44esima fiducia è tornato a quota 314, ma mancavano alcuni deputati che Berlusconi considera comunque acquisiti.
Ma incassato il federalismo comunale, Berlusconi ha un altro nodo da sciogliere. Riguarda il rimpasto. Il ministro della cultura Bondi ha confermato le proprie dimissioni, questione di giorni. Ma al momento il rimpasto però sembra congelato, perché pesa il no di Bossi su un altro dicastero in ballo, che è quello dell'agricoltura. Vediamo perché nel servizio di Andrea Molino. Le mie dimissioni sono già nelle mani del Premier. Sandro Bondi conferma la sua volontà di lasciare il governo. Dopo la lettera di ieri al giornale, oggi in un'intervista a Repubblica il quasi ex ministro dei beni culturali spiega la sua decisione come una scelta di vita. La reazione a quella che definisce una violenta campagna di stampa contro di lui, culminata nella vicenda del crollo a Pompei con successiva mozione di sfiducia. Bondi tornerà a ricoprire a tempo pieno il ruolo di coordinatore del PDL. Rimarrò finché Berlusconi lo vorrà, spiega. Poi continuerò a lavorare al suo fianco anche senza incarico. Quanto alle dimissioni da ministro, è già d'accordo con il Premier. Deciderà lui quando procedere alla mia sostituzione. Sarà una questione di giorni. Ma la volontà di Bondi di lasciare quanto prima la poltrona di governo, nei fatti già abbandonata, si scontra con il puzzle del rimpasto, più volte annunciato e sempre rimandato da Berlusconi. La promessa di un ruolo da ministro, viceministro, sottosegretario ha facilitato in molti casi il passaggio alla maggioranza e ci sono da premiare quelli che nel momento di maggiore difficoltà più si sono spesi per puntellarla. Come Saverio Romano, uno dei leader del gruppo dei responsabili, che lo scorso settembre ha guidato la mini scissione dell'ala siciliana dell'UDC. A lui, secondo le cronache, il Premier avrebbe promesso la poltrona di ministro dell'agricoltura che l'attuale proprietario, l'ex governatore Veneto Galan, lascerebbe per sostituire Bondi alla cultura. Ma in questo scambio si vuole inserire la Lega, che sarebbe intenzionata a riprendersi un ministero chiave per le quote latte care agli allevatori padani. In ogni caso il carroccio è contrario all'approdo del siciliano Saverio Romano all'agricoltura e avrebbe chiesto al Premier di prendere altro tempo. Così, finché le tessere non andranno tutte al loro posto, il rimpasto sarà rimandato, con buona pace di Bondi e soprattutto dei tanti sicuri di un prossimo ingresso nell'esecutivo. Ma c'è anche il fronte giudiziario che impegna Berlusconi con il caso Ruby in primo piano. I legali del Premier affilano le armi. Quando Ruby frequentava Arcore non era minorenne. Il servizio di Maria Covotta. Tanti sbagli nella mia vita. Ruby ha detto di non aver mai avuto rapporti sessuali con me. In un paese civile un processo così durerebbe mezz'ora, mentre lo portano per le lunghe, trasformandolo in un processo mediatico. Lo ha detto ieri il Premier Silvio Berlusconi, incontrando diversi parlamentari della maggioranza. Ma intanto, mentre si attende la decisione sul conflitto di attribuzioni sollevato alla Camera, emergono nuovi elementi della possibile difesa nel processo, che inizia il 6 aprile. Ruby non era minorenne quando frequentava Arcore. Ne è convinto Berlusconi, così come i suoi avvocati che hanno spinto le loro indagini difensive fino in Marocco. Afghi Ben Salah, paese di nascita di Ruby, 200 km dalla capitale Rabat. Come obiettivo stabilire la vera data di nascita della marocchina, sembra infatti che la registrazione di Karima, la famiglia El Maroug, l'avrebbe fatta 2 anni dopo la sua nascita. Forte di questa prova, il Premier si dice sicuro di venire assolto con formula piena dall'accusa di prostituzione minorile, prova che potrebbe essere presentata dai difensori di Berlusconi a processo iniziato. Ci sono poi altre intercettazioni che svelano come Ruby voglia sfruttare la sua crescente popolarità. Ancora al telefono, 2 giorni dopo l'invito a comparire al Premier del 14 febbraio, la ragazza discute con Lele Mora il compenso per alcune presenze in TV, ma il via libera definitivo per rilasciare interviste la ragazza deve chiederlo a Niccolò Ghedini, legale del Premier. Ghedini garantisce però di non aver mai sentito né incontrato Ruby. La marocchina avrebbe anche già messo piede negli studi televisivi Mediaset ancora minorenne. Nessuna richiesta di documenti, come solitamente accade, per sedersi tra il pubblico del Chiambretti Night. Un modo per iniziare a frequentare quel mondo, forse una delle promesse per garantirle un futuro. Era stata proprio Ruby a raccontare agli assistenti sociali da cui era seguita che lavorava a Mediaset, che andava alle feste ad Arcore, che conosceva Lele Mora ed Emilio Fede. Nel Consiglio dei Ministri di oggi è stata anche ufficializzata la data delle prossime elezioni amministrative, che si terranno il 15 e 16 di maggio il primo turno, il 22 e il 23 di maggio il secondo turno. Maroni proporrà invece la data del 12 di giugno per il referendum presentato dall'Italia dei Valori su legittimo impedimento e acqua, e non ci sarà quindi l'election day. Scioglimento anticipato invece per il Comune di Napoli. Da oggi il sindaco Rosa Russo Iervolino non è più sindaco di Napoli. Il servizio di Rossana Russo. Io e i miei assessori siamo fieri di essere perdenti.
perché l'essere perdenti deriva dal fatto di non aver mai neanche lontanamente pensato di votare Cabana. Sono queste le sue ultime parole da sindaco, pronunciate in mattinata in una conferenza stampa. Rosa Russo Iervolino va a casa dopo la spallata dei 31 consiglieri d'opposizione che ieri sera hanno presentato le loro dimissioni, provocando di fatto lo scioglimento del Consiglio Comunale. Sono arrivati a Palazzo San Giacomo, accompagnati da un notaio che ha consegnato le firme alla segreteria generale. Adesso toccherà al prefetto De Martino nominare un commissario, un epilogo inatteso per la Iervolino che ha governato la città per 9 anni e 9 mesi, il cui mandato stava per scadere in vista delle prossime elezioni di maggio. La tensione in consiglio era palpabile da giorni. Il PDL aveva chiesto le dimissioni del sindaco. I 31 consiglieri dimissionari avevano presentato una mozione di sfiducia approvata ieri in aula. Il sindaco non ha però consentito la sospensione dei lavori richiesta dalle opposizioni e la situazione è precipitata nel giro di qualche ora. Il 31esimo consigliere Carmine Simeone, socialdemocratico eletto con il PD, si è deciso a firmare le dimissioni. Il motivo di tanta fretta lo hanno spiegato stamattina in una conferenza stampa. Non volevamo trovarci all'indomani delle elezioni di fronte ad un dissesto del bilancio, poter cominciare quindi a fare una campagna elettorale serena. Piovono accuse gravi dalle file del centro-sinistra su un presunto mercato delle candidature e compravendita di consiglieri comunali. Lo stesso sindaco Iervolino, facendo riferimento ad una vignetta in cui si chiede a quanto è arrivato il prezzo di un deputato, accusa. Non vorrei, non ho prove, che sotto ci si dovesse anche scrivere a quanto è arrivato il prezzo di un consigliere comunale di Napoli. Io così, molto umilmente, non ho prove in mano, ma chiedo alla magistratura di metterci un occhio. Una cosa è certa, negli ultimi mesi una decina di consiglieri hanno cambiato casacca, passati dalla maggioranza di centrosinistra all'altra parte. 20 consiglieri su 60 negli ultimi anni hanno cambiato almeno 3 volte partito. Si era arrivati a ben 18 gruppi consiliari che hanno indebolito la maggioranza, rendendo impossibile anche l'approvazione di delibere e riforme. Ma quale sarà il dopo Iervolino? A 90 giorni dalle elezioni il PDL esulta per la caduta del sindaco, ma non ha ancora un candidato. Vari nomi in lizza, tra cui anche quello del ministro Carfagna, ma nulla è stato ancora deciso. Il centro-sinistra, IDV escluso, punterebbe sul nome del prefetto Morcone. Oggi a Roma i funerali solenni del capitano degli Alpini, Massimo Ranzani, morto lunedì scorso in Afghanistan, il servizio di Rossella Matera. Il feretro del capitano Massimo Ranzani, avvolto nella bandiera tricolore, passa attraverso un lungo corridoio di commilitoni, i suoi commilitoni. È forte, ma anche molto composta la commozione dei familiari. Ascoltano le parole di Monsignor Vincenzo Pelvi, che all'inizio dell'omelia nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma si rivolge proprio alla mamma Iole. Continuo a sentirti madre di tutti gli alpini, con quella preghiera quotidiana che rivolgi al Signore, la preghiera degli alpini. La donna riesce a trattenere le lacrime, ma si legge il dolore profondo sul suo viso. Singhiozza invece il papà Mario, al quale Massimo raccontava tante piccole bugie per rassicurarlo su quella missione umanitaria in Afghanistan. «Sto bene, non corro pericoli, sono sempre chiuso in caserma», gli aveva detto il giorno prima al telefono, il giorno prima che un ordigno distruggesse il blindato su cui viaggiava, uccidendolo. Aveva deciso di non sposarsi il capitano Massimo Ranzani. Sarebbero state troppo dolorose le separazioni dalla famiglia quando sarebbe dovuto partire. Era la seconda volta che andava in Afghanistan. Aveva un ruolo molto attivo nell'assistenza alla popolazione. Per costruire la pace, diceva spesso, bisogna guardare negli occhi i bambini. Il punto sul maltempo che purtroppo continua a fare vittime nelle Teramane. Il cadavere di un automobilista è stato trovato in uno dei sottopassi allagati dal nubifragio che ha colpito ieri sera la provincia. Nelle Marche è ancora allerta il servizio di Marta Vescovi. Alla fine hanno ritrovato anche lei, Valentina, 20 anni. Era sotto il fiume nei pressi del campo sportivo di Casette d'Ete. È l'ultima delle 3 vittime dell'ondata di maltempo che ha investito le Marche. E questo è lo scenario apocalittico lasciato da 2 giorni ininterrotti di pioggia. In meno di 24 ore sono caduti oltre 200 mm di acqua e il territorio, uno dei più fragili d'Italia, non ha retto. I fiumi esondati in più punti ora stanno rientrando negli argini, ma intere frazioni sono devastate. 113 le persone costrette ad abbandonare le loro abitazioni nelle province di Ascoli, Fermo e Ancona.
52 le zone allagate. E il bilancio non si ferma qui. Sono 43 le località che hanno ancora problemi alle linee elettriche. Una settantina le strade non transitabili perché inondate o per le lesioni riportate da ponti e strutture portanti. Impossibile contare le frane, come impossibile al momento è fare una stima dei danni. Solo la Coldiretti parla di 10 milioni di euro. Il presidente della regione ricorda come una situazione simile non si verificasse da 40 anni e annuncia la richiesta dello stato di calamità. Intanto si guarda al cielo grigio, anche se la pioggia stamattina ha concesso una tregua. La paura non è passata. La Protezione Civile ha annunciato nuove precipitazioni fino a domani. Le piogge e lo scioglimento della neve, caduta abbondantissima su tutto l'entroterra, uniti al fatto che i terreni sono saturi e ai livelli attuali dei fiumi, fanno temere che nelle prossime ore possano verificarsi nuove frane. C'è una novità importante nelle indagini sul trafugamento della salma di Mike Bongiorno nel cimitero di Dagnente sul Lago Maggiore. 40 giorni dopo il furto, i carabinieri hanno arrestato due persone con l'accusa di tentata estorsione aggravata. Sono due italiani, avrebbero chiesto un riscatto alla famiglia del presentatore. Non è ancora chiaro se si tratti solo di due sciacalli che hanno provato a guadagnare qualcosa o se invece, come filtra dall'inchiesta, abbiano avuto un ruolo attivo nel sequestro della bara. L'impressione è che la vicenda possa essere vicina ad una soluzione. I magistrati hanno annunciato una conferenza stampa per i prossimi giorni. Ancora debole la ripresa dei consumi, secondo i dati della Confcommercio e il servizio di Francesca Roversi. Il federalismo fiscale va bene, dicono i commercianti, ma ci sono alcune misure che non aiutano la ripresa economica, come il possibile incremento dell'IVA, la nuova imposta municipale unica, l'IMU e la tassa di soggiorno. L'occasione per ribadire una posizione che Confcommercio va sostenendo da tempo è la presentazione stamani del rapporto sui consumi, stilato in collaborazione con il Censis, rapporto che ancora una volta evidenzia come la ripresa non sia ancora arrivata. I consumi lo scorso gennaio rispetto allo stesso mese del 2010 sono ancora in flessione dell'1,9%, mentre nel raffronto con il mese precedente, cioè dicembre 2010, calano dello 0,1%. Non più crolli vertiginosi come sino ad 8 mesi fa, evidenzia il rapporto, ma ancora segni di sofferenza. Insomma, per dirla con Confcommercio, il malato forse si è ripreso, ma è ancora debole ed ha davanti a sé una lunga convalescenza. Dati positivi. Il recupero del clima di fiducia delle famiglie e delle imprese. Dati negativi, l'aumento dei prezzi delle materie prime, anche in base alla crisi nel sud del Mediterraneo, la stagnazione dei consumi. Quanto alla fiducia e alle aspettative delle famiglie italiane, l'indagine potrebbe sintetizzarsi nel motto "avanti tutta" che si balla ancora. Chi prevede infatti di aumentare il livello delle spese da qui a maggio è ancora un'esigua minoranza, anche se leggermente in aumento rispetto alla precedente rilevazione, mentre il 67% degli italiani prevede di spendere quanto ha speso nell'ultimo semestre 2010. Disorientamento, attesa e prudenza sono dunque ancora le parole d'ordine. E nota dolente è la benzina. In questi giorni, spinti appunto dalla crisi, si assiste ad una vera e propria impennata dei prezzi dei carburanti. Il ministro dello sviluppo economico Romani ha affermato che sugli aumenti pesa anche la speculazione, accusa che l'Unione Petrolifera rimanda al mittente. I prezzi sul mercato italiano sono in linea con gli andamenti dei mercati internazionali. Allora con Marco Frattini cerchiamo di fare chiarezza sul costo reale della benzina. Guardatela bene, questa è la borsa del petrolio di Londra. È qui che si scambia il famoso Brent, la miscela europea. È qui, per capirci, che il barile si trasforma spesso in legnate per le nostre tasche. Oggi va meglio, si fa per dire, perché con il Brent a $115 al distributore cambia poco. Un centesimo dopo l'altro, quasi seguendo fotogramma dopo fotogramma la rivolta in Libia, le compagnie si sono mosse, anzi si sono adeguate, dicono loro, ma è tradizione che lo facciano rapidamente nei rialzi, molto meno nei ribassi. I prezzi medi più alti della verde, come si vede dalla tabella, sono dell'Eni, destino vuole che i più bassi siano proprio della libica Tamoil. Siamo comunque per tutti sugli 1,55, vetta già raggiunta nel 2008, e ci sono picchi anche a 1,60. Secondo Nomisma, il prezzo giusto sarebbe ora invece di 1,49 euro. L'Unione Petrolifera, una Confindustria delle compagnie, si difende. Nel 2008 il cambio era diverso, quindi il maggior costo è stimabile in 6-7 centesimi al litro. Se le rispolveriamo per un attimo, diciamo 130 lire, circa 5.000 per un pieno, 2,50 euro. Sono soldi alla fine. Chi li intasca? Il listino per il 35% è merito, colpa del prezzo internazionale detto Platz. All'industria di settore finisce il 10%, il resto, 55%, sono tasse.
Nulla da dire, almeno fin quando uno non decida di andare a scoprire l'effettivo costo industriale. Sorpresa, l'estrazione non va oltre i $3 al barile, per trasportarlo ne bastano 2, per trasformarlo altri 3, totale $8 al barile, che è di 159 litri, quindi 3 centesimi al litro. Sì, giusto, 3 centesimi di dollaro, poco più di 2 in euro. Si possono immaginare, certo, ricarichi, passaggi onerosi, debiti millenari da tributare a paesi che non hanno altro. Margine non elevato, dicono comunque le compagnie. Eppure paghiamo la benzina 60 volte più di quando sgorga dalle raffinerie. Enigma sempre più oscuro che pochi hanno voglia di risolvere. Ci sono novità su Wikileaks, il servizio di Fabio Angelicchio. Il Pentagono non chiederà la condanna a morte di Bradley Manning, il soldato sospettato di aver passato i documenti riservati sulle guerre in Iraq e in Afghanistan pubblicati dal sito di Julian Assange Wikileaks. Manning dovrà comunque rispondere di altri 22 capi di imputazione, tra questi anche quello più grave, collusione con il nemico, ossia il tradimento, reato per il quale è prevista la pena capitale. Una novità rispetto alle precedenti accuse di accesso non autorizzato a postazioni informatiche e trasmissione a terzi di informazioni riservate che il Pentagono aveva avuto difficoltà a dimostrare. L'unica certezza che sarebbe in grado di sostenere la pubblica accusa è infatti che Manning abbia scaricato centinaia di documenti sensibili trasmettendoli all'esterno, ma non al sito di Julian Assange. Secondo i procuratori, infatti, il soldato traditore si sarebbe introdotto in un software interno del sistema informatico del governo allo scopo di consultare informazioni confidenziali, le avrebbe scaricate, archiviate e trasmesse in vista di una diffusione pubblica e di un utilizzo per il nemico. Il militare, che ai tempi della guerra in Iraq era un analista dei servizi segreti, è detenuto da luglio scorso in regime di isolamento in un carcere della Virginia. Gli avvocati che difendono Manning hanno però sporto denuncia contro le sue condizioni di detenzione. In particolare hanno chiesto che sia revocato il regime di isolamento, dove è sorvegliato in modo permanente per impedire che si tolga la vita. E intanto il fondatore di Wikileaks ha inoltrato ufficialmente appello contro la sua estradizione in Svezia nell'ambito dell'inchiesta su una vicenda di violenza sessuale nella quale è coinvolto. Torna domani sera il campionato di calcio di Serie A con l'anticipo della 28ª giornata tra Lecce e Roma. Luca Catogno. Totti carica la Roma. Il capitano salterà per squalifica la trasferta di domani a Lecce, ma Donetsk ci sarà ed è convinto di poter ribaltare la situazione contro lo Shakhtar negli ottavi di Champions League. Intanto nega i presunti conflitti con Ranieri ed invita i compagni a seguire Montella. In 4 giorni i giallorossi si giocano una fetta importante della stagione. Fondamentali in tal senso i recuperi Lampo di Perrotta e Pizzarro, entrambi titolari nell'anticipo di campionato nel Salento. Per Totti quindi nulla è perduto, mentre il futuro di Trigoria continua a far discutere tra sogno e realtà. È bastata una frase di Mourinho: se lascio il Real Madrid torno in Italia, per accostare il nome dello Special One al progetto di Benedetto e all'imminente sbarco degli americani nella capitale. Scenario suggestivo e di sicuro fascino, come lo scontro di sabato tra la Juve e il Milan capolista. Ibrahimovic sfida il suo passato. A Torino lo svedese non ha mai segnato contro i bianconeri. Ecco perché vuole esserci a tutti i costi, nonostante i fastidi alla schiena. Per la formazione di Del Neri è un bivio importante dopo le 2 sconfitte di fila con Lecce e Bologna. Il presidente Andrea Agnelli ammorbidisce i toni, lancia segnali distensivi al tecnico ed esalta la compattezza del gruppo. La prossima estate però si cambia. Lo scudetto manca da troppo tempo sulle maglie della signora, che dopodomani esporrà comunque il tricolore per celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia. E se Moratti spinge la Juve a battere i rossoneri per evidenti ragioni di classifica, vuol dire che nel calcio può succedere proprio di tutto. E allora perché non credere alla rimonta nerazzurra contro il Bayern nel prossimo 15 marzo? Dal colpaccio europeo di San Siro ad oggi, i bavaresi hanno conosciuto soltanto sconfitte. 2 i KO casalinghi. All'Allianz Arena è passato prima il Borussia Dortmund e poi lo Schalke 04. Del sempiterno Raul, la rete che ieri sera ha eliminato la squadra di Van Gaal dalla Coppa di Germania. Ci fermiamo per una pausa, tra poco. Non ci sono aggiornamenti, il telegiornale termina qui, la prossima edizione torna come sempre alle 20. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.